Le radici, secondo me sono sempre comunque contadine. Io mi ricordo che il cibo che si faceva qui in Brianza era un cibo abbastanza semplice e anche veloce, perché tenevano molto al lavoro. Laura, Laura, Laura. Però mi ricordo una cosa stranissima, che man mano poi si è persa nel tempo, quando si mangiava al mezzogiorno. E alla sera spesso la gente mangiava sotto il portico d'estate, prendeva la scodella e andava a mangiare sotto il portico. Quindi non c'era diciamo, la tavolata. Raramente durante l'estate, quindi nel fervore della vita contadina, ci si sedeva a tavola a mangiare con tranquillità e parsimonia. Forse un pochino durante le feste di paese e durante la domenica. Ma in genere si mangiava abbastanza, non dico frettolosamente, però il cibo era sostentamento, non era convivialità o cose del genere. In più, secondo me, si inseguiva moltissimo il discorso religioso, per cui si faceva il pesce al venerdì, durante la quaresima si tagliato, non si mangiavano mai salame, prosciutto, quelle cose lì. Si inseguiva moltissimo questo aspetto. Quindi, secondo me, le radici sono da riportare al discorso della vita contadina e della cultura molto radicata con la religione nostra, la religione cattolica. Sì, io ribadisco che appunto le nostre radici, soprattutto le radici culinarie, sono da ricercare nell'aspetto proprio contadino, perché la nostra zona era una zona contadina, però gli ingredienti della cucina che ancora adesso sono della cucina brianzola, sono ingredienti che prendono le radici dalla cultura contadina, quindi il latte, il burro. Noi usiamo ancora il burro, anche se dicono che non sia Porca proprio colesterolo. un elemento, però il burro, soprattutto quando si fanno certi piatti, tipo il risotto, tipo, non so, il coniglio arrosto, la cassola, la trippa, il risotto giallo, il risotto col pomodoro d'estate, eccetera, eccetera, che erano anche l'anguilla con i piselli, perché noi abbiamo anche una certa influenza del lago, perché siamo lecchesi, siamo comunque, prima eravamo provincia di Como, quindi il lago di Como, poi provincia di Lecco, lago di Lecco, nonostante la vicinanza con Monza e quindi abbiamo le ricette della parte di Monza, però Cittadina. non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo anche, abbiamo un'influenza del lago. La tradizione, il piatto brianzolo non dà proprio una grande, come dire, non si può tanto rivisitarlo, perché il risotto giallo è il risotto giallo e gli ingredienti sono quelli. Magari si può. Ecco, per esempio, il risotto giallo, io ho provato condirlo alla fine quando lo servi, se fai un arrosto con il fondo bruno, mettici sopra il fondo bruno, o il fondo bruno di un arrosto, oppure di non so, del coniglio, oppure della faraona, di quello che vuoi. Ecco, questo potrebbe essere una rivisitazione, però toccare gli ingredienti veri e propri, io non che non sono d'accordo, io sarei d'accordo, ma non vedo lo spazio. Sì, è vero. A me piace inventare un po' quando sto cucinando, però sui piatti tradizionali praticamente entra un po' quel sistema di gusto, che se non senti quel sapore lì giusto, o quell'odore lì della cazzola, ti sembra se lecca la roba qui. Dopo molte rivisitazioni si prestano, sì, magari il brodo si arricchisce con più carne, anziché mettere sempre solo il maiale, se mettete a campo di manzo o cose di questo genere. Ma in genere non sono rivisitazioni vere e proprie, sono proprio, diciamo, quelle idee, tipo l'arrosto, il coso dell'arrosto, che ti vengono e dici: ma questo potrebbe andarci bene, ecco, ce lo mettiamo. Comunque è vero che c'è differenza fra Casatenovo
le zone, diciamo, limitrofe del centro di Casate, perché si viveva in altri, poi dopo con l'avvento dell'industria, anche noi, qualcosa apprendavamo di più, perché c'era differenza fra le varie cascine, Valaperta, Rimoldo, Casate Novo, Rogoredo, Cascina Bracchi, ognuno aveva un po' di differenze già nel modo di fare. Poi c'erano dei piatti che poi sono entrati a far parte del nostro elenco delle ricette, che noi non conoscevamo. Faccio un esempio: l'insalata rossa, noi non sapevamo Sì, però neanche che cosa fosse negli anni 50, adesso lo 60. facciamo. Adesso la facciamo. Ed è diventato un piatto che Sì, non c'è una festa se non c'è l'insalata rossa. Prima non c'era. Un altro piatto che è estivo, il vitel tonné, vitello tonnato in italiano, non erano un nostro piatto, però noi ormai l'abbiamo fatto diventare nostro. Quindi non tanto una contaminazione quanto un'acquisizione. un'acquisizione di nuovi piatti. Io, per quanto mi riguarda, è il risotto giallo, perché lo faceva la mia nonna e perché tutte le volte che lo faceva, noi a tavola, io e le mie cugine, ci chiedevamo: ma come mai è così all'onda, adesso si dice? E lei diceva: o non continuate, più buono. Quando era un pochino più duro, diciamo: come mai è così duro? E lei diceva: è più buono, non continuate, che duro è più buono. Quindi ho questo ricordo della mia nonna che si giustificava sempre rispetto a un risotto che Gli veniva una magari volta si veniva una così. volta così, una volta cosà. E comunque era sempre buono, ecco, e quindi un ricordo anche del sapore che comunque era un sapore buonissimo. No, io invece a me piaceva moltissimo la biusecca, cioè la trippa, perché di solito si faceva prima, qualche giorno prima di Natale, e mi piaceva perché andavamo tutti vicino al tavolo, la preparava mia zia e mia mamma. E la cosa bellissima era che organizzavano il gruppo, perché eravamo intanto in 12 in famiglia, e si faceva, è come un rito. Allora c'erano chi, mia mamma tagliava giù le carote, e c'era lì la marmitta con dentro le carote, quindi ho in mente l'arancione delle carote, le cipolle, piangevamo tutti perché tagliava giù le cipolle e la marmitta con le cipolle, i fagioli messi a bagno, il sedano, i chiodi di garofano, non la cannella, la noce moscata, Moscata. cioè l'estratto di pomodoro che aveva una scatola grossa così, che si apriva con il coso apposta, la L'apriscatole. prescatole, e poi mettevano dentro le cucchiaiate e il fiaschetto del vino, perché si usava. La cosa bella era tutta questa cosa qui piazzata sulla tavola, noi bambini ogni tanto ci davano una carota, un pezzetto di sedano da mangiare. E poi la trippa, la tagliavano giù tutta a pezzi, quindi bei pezzi di trippa che tagliavano giù a fette, proprio a listelli, e poi si iniziava. E poi l'odore, il profumo della trippa mi piace ancora oggi, mi piace tanto. E quando la distribuiva, la si mangiava non nei piatti, ma nelle scodelle. Nelle scodelle.